Viaggiare in aereo potrebbe non essere per tutti, ma sicuramente ti dà una visione più ampia e migliore di tutte le cose incredibili che accadono a terra. I viaggi aerei offrono l'opportunità di vedere il mondo da una prospettiva diversa. Alcuni passeggeri prendono l'iniziativa e usano le loro telecamere per catturare alcuni eventi unici che sono stati persi dalla maggior parte delle persone. E oggi vedremo alcune delle cose più strane riprese dai passeggeri in volo. Guasti al motore. Nel 2017 un guasto al motore è stato riscontrato dal volo AirAsia su un Airbus A330 con 359 passeggeri a bordo. Dopo aver viaggiato per un'ora sulla costa occidentale dell'Australia, i passeggeri udirono un forte scoppio seguito da un intenso scuotimento dell'aereo, come se fossero in una lavatrice. A questo punto uno dei due motori Rolls-Royce si era guastato e il capitano dell'aereo decise subito di tornare indietro. L'equipaggio di cabina ha mantenuto la calma, ma le loro espressioni hanno mostrato che la situazione non era buona. Tuttavia, l'aereo è atterrato in sicurezza e il pilota ha scosso a tutti la mano quando sono sbarcati. Atterraggio laterale. La tempesta Dennis è considerata come uno dei più intensi cicloni tropicali con raffiche di vento che hanno raggiunto una velocità pari a 225 km/h, oltre ad aver anche causato ben 7 vittime. Quando alcuni piloti di un Airbus A380 si sono ritrovati nel bel mezzo di esso, hanno dovuto ricorrere alla tecnica di atterraggio del granchio, prendendo il nome dall'animale stesso. Ciò accade all'aeroporto di Londra, dove a causa di un forte vento l'aereo dovette avvicinarsi all'aeroporto lateralmente per evitare di essere colpito dai venti trasversali. Fortunatamente l'aereo è poi atterrato in sicurezza. Problema al pannello dell'aereo. Durante un volo nel 2014, un Boeing 757 della compagnia aerea americana in viaggio da San Francisco a Dallas ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza poiché uno dei pannelli sulla parete dell'aereo si è rotto pochi minuti dopo il decollo. Alcuni passeggeri avevano percepito che la fusoliera si era scossa e avevano anche sentito dei rumori che sembravano provenire dall'esterno dell'aereo, ma presto i pannelli interni su entrambi i lati dell'aereo si erano staccati dalle pareti. L'equipaggio era preoccupato del problema, ma il capitano decise di continuare il viaggio poiché la cabina non aveva perso pressione e anche le maschere di ossigeno non erano state lasciate cadere. Motore prende fuoco. Un motore di un volo della United Airlines diretto a Honolulu che trasportava 231 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio si è guastato e ha preso fuoco. L'aereo stava decollando dall'aeroporto internazionale di Denver e ha subito un guasto al motore finendo in fiamme. I passeggeri inizialmente hanno sentito un forte scoppio e successivamente hanno visto il motore sul lato destro bruciare e alcune persone hanno anche catturato il video della scena inquietante, ma fortunatamente l'aereo è atterrato in sicurezza. Atterraggio in una tempesta. Il filmato da una cabina di pilotaggio mostra come dei piloti abili stanno affrontando condizioni tempestose dove la pista non è affatto visibile fino all'ultimo momento. Qui il pilota riesce comunque ad atterrare perfettamente, anche affrontando dei venti trasversali che sono considerati estremamente pericolosi. Guasto all'ala sinistra. Nel 1979 il volo dell'American Airlines 191 ha riscontrato un guasto al montante del motore dell'ala sinistra, che si è separato ed è caduto sulla pista proprio quando l'aereo era appena decollato. Tutto ciò ha provocato una perdita di pressione idraulica nel motore rimanente e l'aereo ha subito una perdita di potenza che ha portato l'aereo a rotolare verso sinistra. E sfortunatamente alla fine l'aereo si è schiantato in un parcheggio in cui non vi sono stati sopravvissuti. Turbolenza. A volte la turbolenza può essere abbastanza spaventosa, come sostenuto dai passeggeri del volo 759 di American Airlines, che a solo mezz'ora dalla loro destinazione hanno subito una violenta turbolenza. In quel momento gli assistenti di volo stavano servendo da bere ai 287 passeggeri e all'improvviso è stato detto di allacciare le cinture di sicurezza. Le bevande hanno iniziato a volare e i passeggeri hanno sbattuto la testa contro il soffitto, mentre i bambini spaventati hanno iniziato ad urlare. Alla fine ben 10 passeggeri sono stati ricoverati in ospedale, ma fortunatamente sono poi stati dimessi. Malfunzionamento della ventola. Ethan Williams, insieme ad altri 275 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio, erano a bordo di un Cathay Pacific, quando all'improvviso l'equipaggio di cabina ha chiesto di togliersi le scarpe ed indossare i giubbotti di salvataggio. È in questo momento che Ethan ha iniziato a registrare l'evento, anche se fortunatamente l'aereo è atterrato poi in sicurezza. L'evento si è verificato a causa del fumo nella cabina causato da una ventola di raffreddamento. L'aereo Boeing 777 è stato dichiarato poi sicuro ed è tornato a volare di nuovo. Incidente aereo. Il 15 gennaio 2009, 155 passeggeri erano a bordo di un aereo di linea Airbus 320 della compagnia americana US Airways. Durante il viaggio, uno stormo di oche ha spento i motori dell'aereo e i passeggeri temevano che l'aereo potesse schiantarsi. Qui, il capitano Sully ha deciso di usare i suoi anni di esperienza per far atterrare l'aereo di linea nel fiume Hudson.
Hudson a New York, poiché non potevano raggiungere nessun aeroporto nelle vicinanze. A seguito, tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono atterrati in sicurezza, e nel 2016 fu anche pubblicato un film drammatico sull'evento. Nonostante il capitano fosse riconosciuto come un eroe, il Consiglio Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti ha condotto un esame accurato sulle sue azioni, e le indagini hanno poi confermato il suo coinvolgimento nell'evento. Fantasma su un aereo. Un poliziotto di un aeroporto di Città del Messico stava controllando un aereo usando la luce del suo telefono per assicurarsi che nessuno fosse lasciato sull'aereo. Era buio pesto e l'uomo era sicuro che non vi avrebbe trovato nessuno, ma improvvisamente ha osservato una figura che lo scrutava da dietro un angolo di fronte a lui. Inizialmente l'agente di polizia era sorpreso e ha pensato di avvicinarsi alla figura, ma una volta avvicinatosi si è accorto che la figura non sembrava essere un umano, quindi è fuggito dall'aereo. Incidente aereo alle Hawaii. Nel dicembre 2013, Ferdinand insieme ad altre 8 persone era a bordo di un piccolo aereo che sorvolava i cieli delle Hawaii finché non ha sentito un forte boato. Ferdinand è stato in grado di catturare il filmato dell'incidente e continuare a registrare l'aereo mentre si è schiantato. La fusoliera era piena d'acqua e i passeggeri si erano aggrappati alle ali dell'aereo, galleggiando per circa un'ora in due gruppi. Alla fine vennero tutti salvati, ma ci fu comunque un decesso. Serpente su un aereo. Gli amanti dei film potrebbero aver visto il film thriller d'azione del 2006, Serpenti su un aereo, e come il film, nel 2016 questo filmato è stato catturato da un volo commerciale di un aeroplano dell'Aeromexico, che mostrava un grande serpente verde che strisciava fuori da uno degli scompartimenti per i bagagli fino alla cabina. L'incidente ha causato il panico tra i passeggeri, nessuno riusciva a capire come l'animale fosse riuscito a salire a bordo dell'aereo. Alla fine però è stata data la priorità all'atterraggio e i lavoratori sono poi riusciti a mettere al sicuro il rettile. L'assistente di volo pazza. Un passeggero è riuscito a catturare una scena scioccante di un assistente di volo a bordo di un aereo dell'America Airlines nel 2012. Il volo è tornato in aeroporto subito dopo il decollo, quando un assistente di volo ha iniziato a fare annunci alquanto scioccanti alla radio. Alla fine la polizia l'ha scortata giù dall'aereo e la compagnia aerea lo ha trattato come un problema medico. Infatti, secondo la loro dichiarazione, l'assistente di volo necessitava di cure mediche adeguate per la condizione. Scorpione su un aereo. C'è stato più di un incidente di scorpioni trovati su aerei. Nel 2019, un passeggero del volo 1554 della United Airlines è stato punto da uno scorpione. La donna colpita è stata poi portata in un ospedale locale dai rappresentanti medici. I passeggeri a bordo di un altro volo di Lion Air in Indonesia hanno catturato la scena di uno scorpione che striscia fuori da un vano sopra. Ed infine, un'altra donna è stata punta da uno scorpione su un volo in Canada. Aereo hackerato. Nel 2015, il ricercatore sulla sicurezza Chris Roberts è stato arrestato quando ha twittato sulle vulnerabilità di sicurezza dei voli della United Airlines e su come lui sia riuscito a prendere il controllo di uno dei loro aerei e lo ha fatto volare di lato. L'FBI si è presentata con il mandato di perquisizione e Chris Roberts ha ammesso di aver hackerato l'aereo attraverso i sistemi di intrattenimento in volo e aveva poi sovrascritto il codice sul computer di gestione della guida così da cambiare rotta. Alla fine l'FBI ha scortato Chris in prigione e ha anche sequestrato i suoi laptop, chiavette USB e hard disk. L'occhio di un uragano. Un aereo che vola attraverso una tempesta solleverebbe serie preoccupazioni tra i passeggeri e in questo video diffuso su Twitter dal National Hurricane Center mostra appunto due piloti che volano nell'occhio di un uragano di categoria 4 chiamato Ida. Esso ha colpito la Louisiana e ha causato danni per un importo pari a 65 miliardi di dollari. Questo uragano è anche stato definito più pericoloso dell'uragano Katrina del 2005. I piloti sembrano trovarsi leggermente in pericolo dentro l'uragano con potenti raffiche di vento di ben 300 km orari. Infine, se il video ti è piaciuto metti mi piace e non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare anche la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato quando pubblicheremo un nuovo video.